Memoria di scienza. 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 Sembra scorrere come in un giorno qualunque la vita nella capitale della Sierra Leone, ma è solo un'illusione di normalità. Uno dei virus più letali che il mondo conosca è dappertutto. Il paese sta vivendo il suo momento peggiore dalla fine della guerra civile. Le strade sono di nuovo piene, come in un'ebbrezza collettiva che nega il pericolo. Buongiorno da Paola Vaccaro. Oggi sono in compagnia di un inviato speciale della redazione esteri del TG3 Rai, Nico Piro. Buongiorno a voi. Nico Piro ha svolto il suo lavoro nelle aree di crisi e nelle zone di conflitto, ad esempio l'Afghanistan. Tra il gennaio e il febbraio 2015 si è recato in Sierra Leone a Goderich presso il centro di cura per i malati di Ebola, di Emergency, e ha realizzato un documentario che racconta l'epidemia di questo virus mortale attraverso le storie degli operatori che combattono la malattia, dei pazienti, dei sopravvissuti al contagio e del popolo della Sierra Leone costretto ad affrontare la peggiore epidemia degli ultimi anni. Il titolo di questo reportage è Kill a Disease. Che cosa significa Kill a Disease? Kill a Disease è un sinonimo di Ebola. In Sierra Leone si parla una lingua che è evidentemente una di queste lingue postcoloniali di derivazione inglese ed è che è praticamente assimilabile quasi una sorta di dialetto, di uno slang delle periferie americane, con ovviamente elementi poi di dialetti autoctoni. Quindi Kill a Disease è un termine che sostanzialmente deriva dal killer disease americano, inglese, cioè la malattia assassina. Una malattia mortale. E quanto sono durate le riprese di questo film? All'incirca un mese, con, devo dire, un grande sforzo, nel senso che ho cercato di comprimere il più possibile i tempi di lavorazione, o meglio, di sfruttare il più possibile le giornate. Quindi è stato un lavoro che magari, come dire, in condizioni normali sarebbe dovuto durare un paio di mesi e siamo riusciti a girare per all'incirca un mese. Mm-hmm. Comunque non solo nella zona di Goderich, ma più che altro nella capitale Freetown e in tutto quello che si chiama Western Area Rural District, che è uno dei distretti, diciamo, in italiano le chiameremo province, della Sierra Leone, che era tra quelle più colpite dal virus. Dal virus. Kill a Disease mostra le uniche immagini mai filmate all'interno di una zona rossa, cioè il reparto dove vengono curati i pazienti di Ebola. Quindi, per potervi avere accesso, lei ha dovuto seguire l'addestramento per il PPE, cioè la tuta anticontaminazione per il pericolo biologico. E quindi, in pratica, avendo addosso tuta, stivali, guanti, schermo paraschizzi, quali sono state le difficoltà tecniche di questo progetto? E materialmente come ha fatto a realizzare le riprese indossando tutte queste protezioni? Ma diciamo che in realtà il più grosso ostacolo è stato quella norma non scritta, ma universalmente accettata, per cui tutto quello che entra nella zona rossa non ne esce, con una sola eccezione, che sono gli occhiali da vista dei medici. E quindi in realtà il vero problema era trovare un modo per entrare con una telecamera che fosse successivamente sottoponibile a un processo di decontaminazione, diciamo, pesante, invasivo. E come avete fatto a risolvere questo problema? In pratica io ho usato una camera con un... Io ho girato con due telecamere. Nella zona rossa ho usato una camera con una custodia subacquea, quindi stagna fino a 40 metri, che è con, diciamo, una steadicam, un equilibratore solo meccanico, non elettronico. Quindi in pratica questa attrezzatura era all'uscita dalla zona rossa
decontaminabile, veniva sostanzialmente immersa in una soluzione ad alta percentuale di ipoclorito di sodio e veniva lasciata lì per un lungo periodo di tempo, parliamo di, insomma, se non ricordo male, all'incirca 90 minuti. Per il resto le difficoltà sono... Più che altro sono le difficoltà proprie di tutti gli operatori che lavorano col PPE, soprattutto in un contesto ambientale caldo come quello della Sierra Leone, dell'Africa occidentale in genere. Evidentemente parliamo soprattutto della disidratazione e della fatica. Non a caso poi ci sono dei turni di circa massimo un'ora per i medici. Nel mio caso il problema più grosso era sicuramente quello dell'intralcio. Comunque, quando entri in un reparto medico che non è solo un reparto medico, ma è, non dimentichiamo, una terapia intensiva, evidentemente hai l'obiettivo di realizzare il tuo lavoro nel migliore dei modi possibile, cioè di girare le migliori immagini che puoi girare, però non sempre calcolando anche la tua presenza nello spazio, cioè evitando di intralciare delle operazioni che magari, ripeto, parlando di una terapia intensiva, possono essere in quei secondi, in quei momenti cruciali per salvare la vita di un paziente o per trattarlo in una maniera appunto decisiva in un senso o nell'altro. In generale comunque la difficoltà di fondo è soprattutto legata al fatto che lavorare col PPE significa stancarsi, c'è una perdita di una sostanziale perdita di percezione nel rapporto fra corpo e spazio, perché dà una fortissima sensazione di isolamento e anche, diciamo, si vede un po' l'ambiente, lo si sente in maniera, diciamo, più ovattata. Devo dire che in questo, per fare una nota personale, mi ha molto aiutato, oltre che, diciamo, nella gestione proprio dei movimenti, della collocazione nello spazio, nelle stanze, in angoli dove potevi dare meno fastidio potenzialmente, eccetera eccetera, ma soprattutto nella vestizione. La vestizione mi ha molto aiutato, un'esperienza mia di vita precedente di subacquea, lavoro di, diciamo, stavo pensando la stessa cosa, lavoro anche di anche esperienza con equipaggiamento da palombaro, perché comunque riesci sempre a in quei casi a lavori sempre con delle attrezzature che non ti consentono di vedere tutto il tuo corpo, e quindi evidentemente questa esperienza mi è stata sicuramente utile. Devo dire comunque che il problema poi più grosso, al di là della vestizione, dove sei comunque molto aiutato dalla, come tutti gli operatori, dai medici, dai cleaner, insomma dagli assistenti della sala vestizione, il vero problema è quello della svestizione, perché ci arrivi più a rischio contaminazione, ci arrivi stremato, stanco, marcio di sudore e costretto a svolgere una serie di movimenti che sono anche fisicamente impegnativi per toglierti la tuta senza toccarne l'interno e toccando l'esterno solo con l'esterno, quindi appunto, cioè, come dicevi tu, cioè, quello è probabilmente, penso ci sia anche una casistica al riguardo, almeno di molti pazienti occidentali, sia effettivamente il momento forse alla fine paradossalmente più rischioso, quindi quello però insomma è un pericolo in qualche modo incomprimibile e bisogna fare i conti, bisogna farne i conti, diciamo, al momento, anche se poi, a essere sincero, se devo ragionare in termini di rischio, è vero che nella zona rossa hai la sicurezza di avere a che fare con, uso un termine improprio, tra virgolette, da profano, un'altissima carica virale, nel senso che sei in un ambiente sicuramente contaminato e a fortissimo rischio di contaminazione, però devo dire che per realizzare questo documentario ho dovuto necessariamente violare e coscientemente violare tutte le norme di condotta che ti vengono date per evitare il contagio. Nel Quindi senso, al di fuori della zona rossa. Sì, nel senso che ti dicono evitate i luoghi affollati, evitate i funerali, non partecipate alle sepolture, e sono tutte cose che necessariamente devi fare se vuoi provare a... Che tu hai dovuto riprendere, insomma. Sì, diciamo che se lo scopo del documentario era anche quello di raccontare cosa accadeva in un paese dove milioni di persone sono strette nella morsa di un pericolo invisibile e mortale, però fanno
loro devono necessariamente fare la loro vita normale. Cioè, alla fine il coprifuoco, il lockdown è stato rimosso, ovvero il divieto di spostarsi di distretto in distretto, la chiusura di tutte le attività per alcuni giorni a settimana è stato spostato perché si è deciso di concludere l'esperienza del lockdown perché non perché non fosse utile, anzi è stato dannoso rimuoverlo, ma perché la popolazione era allo stremo e l'economia era ferma. Sì, una popolazione tra l'altro giovanissima. Sì, considerando tra l'altro, appunto, vabbè, parliamo di un paese come la Sierra Leone, io c'ero già stato nel 2008 per realizzare un reportage più breve di questo su un progetto di cura, un progetto per affrontare la malnutrizione infantile. Parliamo di un paese, la Sierra Leone, che ha uno degli indici umani di sviluppo umano, per usare il parametro che utilizzano le Nazioni Unite, più bassi al mondo, che ha un livello di mortalità infantile record, che non ha un sistema sanitario e che soprattutto è un paese che è stato colpito da Ebola dopo essere uscito da una guerra civile. Io quando sono stato lì nel 2008 ho trovato un paese che si stava lentamente riprendendo dai danni e dai guasti della guerra civile, molto lentamente, stavano per esempio cominciando degli investimenti per il turismo, evidentemente l'epidemia è stata un colpo di grazia per la Sierra Leone, dalla quale non so quando si riprenderà, penso che questo è un danno che potrà andare avanti, di cui effetti si sentiranno per generazioni. O almeno per una generazione. Certo. Nico Piro, lei ha raccontato con i suoi servizi televisivi la lunghissima e mai terminata guerra in Afghanistan. E si è trovato quindi in una zona di guerra dove la vita dei civili è messa quotidianamente a rischio dai proiettili vaganti o dalle mine antiuomo. E quindi si è trovato in quest'altra zona, la Sierra Leone, dicevamo, colpita da questa epidemia dove un virus invisibile infetta le persone provocando sofferenze e morte. Cosa cerca di trasmettere attraverso il suo lavoro? Io non so se cerco di trasmettere qualcosa, io cerco semplicemente di raccontare quello che vedo e di in qualche modo capire di più e far capire di più a chi sta a casa, lontano migliaia di chilometri, di quello che accade in paesi appunto fisicamente, geograficamente lontani e di cui per svariati motivi ci ricordiamo solo quando i problemi che nascono in quei paesi vengono a bussare alla nostra porta, che si tratti dell'emergenza dei rifugiati, che si tratti dell'11 settembre, che si tratti del terrorismo. Diciamo che il tentativo che io faccio, non so se ci riesco, ma il tentativo è sempre quello di provare a raccontare questo genere di cosiddette aree di crisi dal punto di vista della popolazione civile o comunque dal punto di vista della popolazione locale, cioè dal punto di vista di chi per forza di cose è costretto a starci e a passarci la vita. In realtà questo progetto del documentario su Ebola nasce proprio da una riflessione del genere, nel senso che io quando non ho trovato all'interno della mia azienda, e non lo dico in chiave polemica, le condizioni per realizzare questo documentario, ho deciso di autoprodurlo. E infatti questa è una produzione mia, dove anche contrariamente al classico modello produttivo di una grande azienda broadcast televisiva come la RAI, non c'era un operatore, non c'era un montatore, ho fatto tutto da solo. In realtà la spinta è stata una spinta in qualche modo morale, nel senso che io non potevo accettare che si continuasse a parlare della peggiore epidemia nella storia contemporanea, di un virus letale, dal punto di vista dedicandoci a quelle poche decine di casi, per carità un caso di contagio è troppo, che riguardavano persone che stavano in Occidente oppure erano occidentali.
e allora mi riferisco all'immigrato africano che arriva in Texas e scopre di avere l'Ebola, mi riferisco ai nostri medici, i nostri infermieri, l'infermiera spagnola, eccetera, 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 l'infermiera scozzese, tutta una serie di casi, ripeto, meritori di attenzione, però sui quali mi sembra ci sia stata un'attenzione in qualche modo esclusiva, come se il problema fosse sostanzialmente e se arriva a casa nostra. In realtà noi abbiamo assistito a abbiamo sostanzialmente dimenticato il fatto che in almeno tre paesi milioni di persone vivevano bloccate nel mezzo di un assedio da parte di un pericolo invisibile, sostanzialmente sconosciuto e senza precedenti, rispetto al quale non si poteva fare nulla se non rispettare alcune norme di condotta. E quindi il mio è stato un tentativo di dare voce e di raccontare quello che accadeva appunto sul campo, di quello che accadeva a Freetown, quello che accadeva a Goderich, quello che accadeva a Waterloo, quello che accadeva dentro gli ospedali, chi erano gli ammalati, che volto avevano, come se riuscivano a sopravvivere, cosa accadeva nella vita dei sopravvissuti, cosa accadeva nella vita di chi partecipava allo sforzo di combattere Ebola, quelli appunto chiamati Ebola Fighters, Ebola Workers, e quindi sostanzialmente era anche il tentativo di lasciare, di raccontare, far vedere, ma anche di lasciare una memoria rispetto a questo evento che poi tutto sommato sarà stato per razzismo, sarà stato per indifferenza, sarà stato per sciatteria, sarà stato per egoismo, abbiamo sostanzialmente tralasciato, se non nelle sue propaggini, come dire, più vicine a casa nostra, guardando ai suoi effetti che potevano interessarci. Cioè, su Ebola sì, un po' come sta accadendo con Zika ora in Brasile, in questi giorni le autorità sanitarie del Brasile stanno letteralmente combattendo una battaglia contro i rumors che circolano intorno a questa a Zika, e sono ovviamente rumors, teorie del complotto, chiamiamole come vogliamo chiamarle, che sono pericolosissime, perché alla fine se cominci a pensare che non è colpa della zanzara, fai saltare tutta la prevenzione e non segui più le norme di condotta. Intorno a Ebola in Occidente si è manifestata una fobia. Io non dimenticherò mai di aver visto nella metropolitana di New York nel dicembre del 2014 un manifesto di Pubblicità Progresso, che la chiameremmo così in Italia, che diceva: se qualcuno si siede vicino a te in metropolitana e ha l'Ebola, non te la può trasmettere. Per trasmettere Ebola è necessario un contatto con i liquidi biologici, che evidentemente è paradossale, nel senso che io posso accettare che in un paese come la Sierra Leone, disastrato, dove non solo il sistema sanitario è disastrato, ma anche il sistema educativo è disastrato e che ha problemi di diffusione della cultura, della conoscenza, delle informazioni e quant'altro, fosse solo per i grandi tassi di analfabetismo, si creino dei meccanismi per cui alla radio, io ascoltavo sempre le trasmissioni alla radio che riguardavano Ebola, cioè quasi 24 ore al giorno, c'era sempre qualcuno che chiamava e diceva: Ebola è una creatura degli occidentali ed è colpa degli occidentali. Posso capire, non giustificare, ma capire perché all'inizio in tanti, di fronte al virus misterioso, si sono rivolti ai guaritori e non ai medici, ma non posso accettare e capire che poi l'approccio dell'Occidente a Ebola sia stato sostanzialmente legato a delle fobie, finite le quali in qualche modo ce ne siamo dimenticati, a prescindere dalla fine dell'epidemia. Certo. La realizzazione di questo documentario, cosa ha significato per lei? Che impatto ha avuto sulla sua vita dal punto di vista personale o anche familiare? Ma evidentemente ha avuto delle ricadute, nel senso che è stata una produzione nella quale ho fatto un investimento anche economico personale, ci ho investito un mese delle mie ferie, oltre a averci investito praticamente direi fra i 6 e i 12 mesi di post produzione, 6 mesi più intensi e altri 6 a un ritmo leggermente più rilassato, ma comunque tutto ciò di pari passo con il mio lavoro, quindi con giornate particolarmente impegnative. Io devo anche
e soprattutto ringraziare la mia famiglia, perché quando io ho deciso di partire, mia moglie era al sesto mese di gravidanza e quindi mio figlio aveva all'epoca 2 anni e mezzo, e quindi ha capito il senso del mio sforzo, del mio progetto, e quindi mi ha in questo senso supportato. Mi ha fatto una richiesta alla quale non potevo dire no, nel senso che mi ha detto: però al tuo ritorno, anche se non viene prescritta, dovrai fare quarantena, perché evidentemente se torni a casa ti viene una banale febbre, poi fai ritrovare tuo figlio 2 anni e mezzo e tua moglie incinta allo Spallanzani con una serie di operatori in tuta protettiva biohazard intorno, e non è esattamente piacevole. Vabbè, quindi diciamo io un eccesso di sì di sì, zero, sì, sì sì una, diciamo un senso di protezione materna verso il bimbo e la bimba che stava arrivando. Quindi ho trascorso 21 giorni in un sul litorale romano, in latitanza, a casa di un amico che mi ha messo a disposizione la sua casa, e quindi l'ho trascorso così. E diciamo, ho sacrificato e continuo a sacrificare per questo progetto molto tempo alla mia famiglia. E mio figlio di 3 anni stamattina mi ha chiesto perché c'è Ebola in Africa. E sarebbe, insomma, era evidentemente una domanda alla quale ho provato a dare una risposta abbastanza sintetica, ma sulla quale ci sarebbe da parlare a lungo. Personalmente, dopo aver visto il film, sono rimasta colpita dall'esclusione sociale che si abbatteva sugli operatori sanitari della Sierra Leone, uomini e donne che prestavano servizio nel centro di cura per i malati di Ebola e che per questo motivo venivano cacciati dal padrone di casa o addirittura abbandonati dal coniuge. Vuole farci un commento su questo? Ma questo è lo stigma. Ripeto, purtroppo parliamo di una malattia misteriosa nel suo svilupparsi, nel suo manifestarsi, di cui sono sconosciuti tutta una serie di meccanismi. E se sono sconosciuti per medici occidentali, figurarci, ripeto, l'impatto di un'emergenza del genere su un sistema sociale dove la sanità come l'istruzione sono delle merci rare e dove comunque già c'è una diffusa subcultura, sottocultura legata appunto all'animismo, ai riti, alla magia. Quindi evidentemente è una malattia che ha avuto un grandissimo impatto sull'immaginario, sulle paure, sulla cultura di un intero popolo. Tra l'altro c'è da considerare, per esempio, che a proposito di impatto, c'è da considerare che una delle norme di condotta era don't touch anybody, no touch, non abolire nessun contatto fisico, ma abolire il contatto fisico in un paese dove quando ti chiedono come stai, non ti chiedono how are you, ma how is the body, come sta il tuo corpo, e dove la comunicazione corporale, anche come dire, come retaggio culturale dell'epoca della schiavitù, dove poi il valore di una persona è legato al corpo ancestrale, è evidentemente importantissimo. Quindi già solo interrompere, chiedere alla gente di non toccarsi per strada, di non salutarsi fisicamente, ha significato investire e cambiare radicalmente una cultura universalmente condivisa. Quindi lo dico per fare, è una lunga premessa, ma lo dico per far meglio capire il contesto. In questo contesto, ovviamente, tutti quelli che hanno deciso di lavorare nei centri Ebola hanno subito lo stigma, ma è la stessa cosa che valsa per i sopravvissuti. Sono stati tutti quanti allontanati dalle proprie comunità, sono stati letteralmente espulsi dalle loro comunità, perché appunto considerati, temuti, si temeva che fossero degli untori. Fossero ancora contagiosi. Sì, dei propagatori del virus. Per esempio, al centro di Lacca, il Burning Pit, la fossa dove si bruciavano sostanzialmente le tute usate, materiale del genere, ma era tutto materiale già ampiamente
decontaminato, anzi che bruciava a fatica perché suppo di ipoclorito di sodio, si è dovuti smettere di bruciarle in pieno giorno perché i vicini, nemmeno poi così vicini, consideravano il fuoco, il fumo come possibile fonte di contagio, quindi di propagazione del virus. Diciamo, tutti coloro che hanno partecipato, sierraleonesi, che hanno partecipato alla campagna contro Ebola, lavorando nei centri Ebola o nei centri di isolamento, negli ITC, negli Ebola Treatment Center, oppure nei centri di isolamento, negli Holding Center, sono stati sottoposti chi più chi meno a questo genere di stigma. Infatti una mia grande curiosità era quella di riuscire a tornare in Sierra Leone per cercare di poi capire se gli effetti dello stigma erano stati superati o no. C'era China, uno degli Ebola worker del centro di Lacca, che era inizialmente un inserviente al centro pediatrico e chirurgico di Goderich di Emergency, che è lo storico ospedale di Emergency che è aperto lì dal 2002, che è stato cacciato di casa quando è stato trasferito al centro Lacca, dove in realtà è andato su base volontaria, è stato chiesto, ha detto sì, è stato cacciato di casa, ha dormito per 6 mesi sulla spiaggia, fin quando si è organizzato con gli altri Ebola workers in condizioni analoghe e hanno trovato una sistemazione da condividere. Tutti, devo dire, l'emergenza Ebola è stata anche un'occasione, oltre che di corruzione per la Sierra Leone, perché sono scomparse le cifre importanti, o almeno questa è la denuncia presentata in Parlamento sulla quale sarebbe dovuta fare un'investigazione, ma dubito che si sia mai fatta, ma sono state anche corrisposte in un paese con un'economia in condizioni disastrate, con altissimi tassi di disoccupazione, è stata corrisposta la risk allowance, che era una sorta di indennità mensile data ai lavoratori di Ebola, ed era, insomma, in termini assoluti anche un buon ristoro, un buono stipendio, però evidentemente chi ha fatto questa scelta non penso l'abbia fatta, almeno le storie che io ho incontrato persone che si sono caricate sulle spalle il senso dell'urgenza di combattere la malattia, ma comunque non c'è alcun tipo di stipendio che possa ripagarti di questo stigma, dell'isolamento sociale, di aver perso le famiglie. C'era China che diceva: ho fatto le mie scelte, sono sicuro però che quando finirà l'epidemia la mia famiglia mi riprenderà. Io vorrei sapere se la sua famiglia l'ha ripreso davvero o no. Alfred, he gave me one boy, so he ran away from me. So I tried to call her, the phone is switched, change his number. I take my own decision because of I don't want them to be afraid of me. That is why. So I believe after Ebola, I will speak with them. I will talk to them. Say, please, forgive me. This is the job. I signed for this job, so I have to do this job. Così come c'è, resta il problema dei sopravvissuti, che è un problema in qualche modo paradossalmente complicato anche dalla nostra ignoranza su questa malattia. Perché quando io ero in Sierra Leone, la radio è stata una, come dicevo, come accennavo prima, è stato uno dei mezzi fondamentali di diffusione delle informazioni sulla malattia. Un mezzo fondamentale in genere, perché parliamo di un paese dove i giornali vengono venduti a un'elite, dove la televisione in realtà è solo un mezzo per vedere sostanzialmente il calcio, nel senso che è difficile avere l'elettricità, non solo i soldi per comprarsi il televisore, ma anche devi avere anche una casa servita dall'elettricità in maniera costante per vedere la TV. Quindi la radio è con 4 batterie AA hai risolto e hai tutte le informazioni a tua portata di mano. Infatti la radio è un mezzo molto potente in Sierra Leone. E alla radio per esempio si facevano le lezioni scolastiche che non si riuscivano a fare perché le scuole sono state chiuse per più di un anno. Alla radio si diffondevano le informazioni che servivano a spiegare l'evoluzione della malattia alle
alle persone. E ripeto, c'è sempre stato il peso del reintegrare i sopravvissuti. C'erano per esempio questi Ebola Jingles, che erano sostanzialmente delle pubblicità a progresso, però erano sceneggiate, erano come delle piccole soap opera, diciamo, radiofoniche, per cui c'era questa con quella che mi ha colpito di più, c'era la moglie che diceva al marito: amore mio, ti prego, io ti amo, ma non possiamo fare l'amore per 3 mesi. Perché, si desumeva poi dalla storia, questa donna di questa storia, immaginaria storia, nemmeno poi tanto immaginaria, aveva avuto Ebola ed era sopravvissuta. Quindi per 3 mesi non poteva avere rapporti. Poi però cosa succede? Che passano i mesi, passano le settimane e noi scopriamo che la scienza scopre che in realtà nei sopravvissuti, i famosi santuari dove non si creano gli anticorpi e dove il virus continua a restare bello attivo, sono per esempio gli occhi, ma anche le parti intime, i testicoli e quant'altro. Per cui di fatto, nonostante il consiglio fosse non rapporti sessuali con i sopravvissuti per 3 mesi, oppure rapporti sessuali protetti, ma in un paese dove la campagna per rapporti sessuali protetti è già ampiamente fallita ai tempi dell'AIDS, che non a caso è una malattia ampiamente diffusa, figuriamoci di questi tempi, e possiamo immaginare perché, per i costi della contraccezione e quant'altro, alla fine poi scopriamo che in realtà il virus resta attivo per 9 mesi. Quindi si dovrebbero evitare per 9 mesi i contatti sessuali con i sopravvissuti. Ma è ovvio che tutto il fatto che un sopravvissuto, al di là poi del pregiudizio di base, la situazione sia anche complicata, perché magari il sopravvissuto per 3 mesi ha rispettato la norma di non avere rapporti, li ha avuti dopo il 3° mese e magari ci sono stati casi di contagio. Quindi diciamo che al di là dell'ignoranza e del pregiudizio, ha aggravato la situazione anche il fatto che, ripeto, questa è una malattia misteriosa sul cui sviluppo e la cui evoluzione abbiamo continuato ad apprendere delle cose di volta in volta. Si vede il caso per esempio del medico americano che si è riammalato perché sostanzialmente aveva, lo dico da profano di questioni mediche e scientifiche, ha avuto una sorta di ricaduta localizzata all'occhio di Ebola. E quindi sono tutti fattori che... C'è ancora tanto da scoprire. Sì, e bisognerà capire, ripeto, questo stigma sui sopravvissuti e sugli Ebola workers, quanto durerà in termini appunto di peso sociale. Nico Piro, per concludere, dove e quando sarà possibile vedere Killer Disease? Killer Disease è stato proiettato in questi mesi in Italia, in diversi cinema, in diverse strutture, centri culturali. Chiunque voglia organizzare una proiezione può contattarmi scrivendomi a nico@nicopiro.it oppure eboladoku@gmail.com oppure contattare l'ufficio stampa di Emergency. C'è anche il sito internet. Sì. Il sito del documentario è www.killa.disease.com oppure banalmente nicopiro.it, ci sono tutte le informazioni. Andrà però in onda su Rai Storia, che è il canale della Rai, del Dipartimento Rai Cultura, e poi in questo momento è in giro per alcuni festival. A metà marzo è previsto, del 2016, è previsto per esempio la proiezione al festival del documentario di Salonicco, e speriamo anche in qualche altra finestra all'estero. Grazie. Ebola go spread all around the world if we don't help we out, man. We just scream right now, we ask for our help. Why? Why? Man, segregation, racism for stuff.